Amici di Money.it, siamo all'interno del Mico per la seconda giornata del Salone del Risparmio edizione 2018. Siamo con Andrea Bertocchini della Francais. Dottor Bertocchini, questo inizio 2018 è stato caratterizzato da diverse sfide per gli investitori, sia sul fronte della volatilità sia sul fronte delle tensioni geopolitiche internazionali. Dal vostro punto di vista come casa di gestione, come vi siete attrezzati per sfruttare l'attuale contesto di mercato e quali sono dal suo punto di vista le linee guida principali da seguire? Grazie per la domanda. Effettivamente ci sono attualmente il mercato è un mercato abbastanza particolare. Parlava di volatilità e per l'appunto leggevo un dato qualche giorno fa pubblicato da S&P che parlava della volatilità dello stesso periodo del 2018 nei confronti del 2017. L'anno scorso eravamo circa del 6%, nello stesso periodo del 2018 siamo circa al 20%, quindi è chiaro che è un momento particolare. Se questo aggiungiamo anche diciamo la guerra dei dazi, di chi ha la voce più alta fra Stati Uniti, Cina, Nord Corea, è chiaro che viviamo un contesto di mercato abbastanza particolare. Allora, il compito che si vuole dare alla Francais è di essere capace di gestire queste situazioni di mercato e di poter continuare a rispondere alle domande dei clienti traendo profitto dagli investimenti che siamo capaci di fare. Quindi, noi tramite le nostre specializzazioni, che sono principalmente quelle obbligazionarie sul mondo diciamo, security, cerchiamo di continuare a dare risultati sui fondi obbligazionari tramite delle specializzazioni che sono legate da un lato a dei fondi in scadenza o dall'altro, se posso fare un altro esempio, legate alle competenze sui prodotti che investono in tutto quello che è subordinato bancario e corporate nel mercato europeo. Coglierei l'occasione proprio per presentare anche agli amici di Money.it la Francais, dove nasce, quando nasce, che scopo si prefigge a livello di business. Allora, la Francais è una società che esiste da circa 50 anni, è un gruppo che oggi gestisce circa 65 miliardi di euro, è un gruppo che si è sviluppato, come dicevo prima, prevalentemente su due competenze forti che sono l'obbligazionario e il real estate. Siamo una società francese basata a Parigi, la nostra volontà oggi, e questo lo dimostra anche la nostra presenza per diversi anni al Salone del Risparmio di Milano del 2018, dove anche quest'anno ci ha permesso su questi tre giorni di incontrare e di scambiare relazioni con i nostri investitori che ci seguono da diverso tempo. Le nostre aspettative sono chiaramente di continuare a crescere e i presupposti e i risultati che stiamo ottenendo anche dall'inizio dell'anno del 2018 sono molto, molto promettenti. Ecco, proprio sfruttando anche il fatto che siamo all'interno del Salone Risparmio, quali sono le iniziative che avete promosso all'interno di questi tre giorni e qual è il polso del mercato anche dei consulenti finanziari in questa attuale fase? Allora, diciamo che per noi, nonostante siamo una società conosciuta a livello internazionale, l'Italia rimane comunque che per noi è ancora un mercato abbastanza nuovo, nel senso stiamo crescendo e stiamo crescendo da circa due anni abbastanza, con un ritmo abbastanza importante. Quindi c'è ancora una sorta di scoperta, di euforia nei confronti del gruppo La Francese. Quindi le iniziative prese sono state quelle principalmente di scambiare e presentare le nostre competenze a investitori che non ci conoscevano o per curiosità venivano a incontrarci per capire e scoprire cosa facessimo. Thank you.